Accogliendo l'invito a rianimare l'economia lanciato da Papa Francesco ai partecipanti di The Economy of Francesco, nasce il volume Narrazioni in Rete, il libro frutto del dialogo e l'approfondimento territoriale che ruotano intorno alle parole vocazione, cultura e patto, è stato presentato nella sede della cooperativa sociale Onlus, Ambiente Solidale. All'incontro con gli autori Francesco Del Pizzo e Don Pasquale Incoronato è intervenuto anche l'arcivescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia. Quello che stiamo vivendo, ciò di cui noi stiamo parlando, ciò da cui tutto è partito, di fatto non è altro che un sogno, ed è il sogno del Vangelo. E noi dobbiamo fare in modo davvero che questo sogno sempre di più possa diventare realtà, dalla forza dei sogni alla concretezza dei segni. Anche quello di questa mattina, anche questo libro è un segno, che è la concretezza di un sogno e di come davvero un sogno può diventare realtà. Il dialogo, coordinato dalla giornalista Eliana Bonadies, è stato aperto da Antonio Capece, direttore di Villa Fernandez, struttura che ha organizzato un importante ciclo di webinar con la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Riusciamo a coniugare economia, lavoro, rispetto per l'ambiente e solidarietà, e quindi facendo nostre le parole di Papa Francesco, che diceva appunto che l'iniziativa mondiale The Economy of Francesco non era un punto di arrivo, ma era un punto di inizio, e noi abbiamo raccolto il suo invito e vogliamo avviare anche sul nostro territorio, nella nostra comunità, un processo di sviluppo integrale. Gli autori sintetizzano così il loro lavoro. L'idea è quella di ridare anima all'economia, così come ci chiede il Papa, a partire soprattutto dalle esperienze del territorio e alla volontà e alla capacità dei giovani di rimanere sui territori per generare processi tali da poter consentire alle tante giovani energie di poter rimanere nei nostri territori e non, diciamo, abbandonare ricchezze, risorse che comunque in questa terra ci sono. Poi ci siamo messi in rete e insieme abbiamo iniziato a ragionare sui temi dell'economia circolare. Essere qui oggi a presentare questo libro, che è soprattutto la sintesi di questo cammino, ma soprattutto l'idea di lanciare che il cambiamento si fa solo insieme. Qui ad Ambiente Solidale vuole essere proprio il punto d'incontro di come in questa città, in questa realtà, si è realizzata realmente quello che il Papa ha lanciato tempo fa con l'idea di Economy of Francesco.